L'amore per la città e la tutela del suo arredo urbano a Roma con migliaia di volontari. Elena Di Vincenzo. Una panchina buttata sulla sponda del Tevere. Sembrano proprio i resti di un picnic. Sì, c'hanno pure qualche anno, insomma, queste bottiglie, credo. Dal centro storico ai parchi, alle periferie, migliaia di cittadini oggi si sono rimboccati le maniche, hanno inforcato scope e palette per pulire la capitale. Con una canoa per recuperare i rifiuti che galleggiano. E avanzi di plastica di tutti i tipi, ma anche tanta roba che viene buttata, vestiti. Abbiamo trovato addirittura una griglia per cucinare. Correre e raccogliere i rifiuti insieme. C'è anche una squadra di pallanuoto, giovanissimi atleti. Non ci hanno pensato un attimo, eccoli qua. Gran parte dell'attrezzatura fornita dall'AMA, azienda municipale per i servizi ambientali. Dai comitati di quartiere alle associazioni, quasi 400 realtà coinvolte, i numeri che raccontano una crescente consapevolezza per il rispetto ambientale. Strato di plastica. È cementato dal tempo, io credo che qui ci sarà di tutto. Non ci arrendiamo, andiamo avanti.